Va al Villalba il primo round dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. La compagine di Diego Leone batte per 3-2 la Luis di Stendardo con doppietta di Laureato e gol decisivo di Ferri. Nel mezzo il momentaneo 0-1 firmato dalla Vecchia e il 2-2 di Rubolino. Match denso e ricco di episodi. Il primo dopo un solo minuto di gioco, sfera sulla sinistra, cross in area di rigore, tocco con la mano di Rezzi che manda in corner per il direttore di gara, non c'è nulla e si prosegue. Villalba che attacca al quarto, sempre dallo stesso lato, Laureato rientra sul destro e calcia. Tolomeo para in presa bassa. Al decimo primo squillo da parte della Luis, errore difensivo da parte dei padroni di casa con Rekic che calcia tutto solo, Pagella respinge. Poco dopo stessa dinamica ma dalla parte opposta. Villalba che torna a farsi vedere al 28esimo, azione ancora dalla sinistra, sfera per Sacco con il numero 11 che elude la marcatura e calcia di destro, debole e svirgolato, palla che termina a lato. Al 35esimo la Luis passa in vantaggio, azione insistita, poi la Vecchia dalla distanza batte Pagella per lo 0-1 che porta avanti la squadra ospite. La reazione del Villalba arriva proprio prima dell'intervallo quando Piccolelli taglia nel modo giusto, conclusione di sinistro di un soffio fuori. La Luis attacca ad inizio ripresa, al terzo sfera per la Vecchia, da Mendicino, tiro alto sopra la traversa. Al quinto il Villalba trova il pari ed è in grande stile, di nuovo a sinistra per Laureato che lascia partire il bolide che si stampa sotto l'incrocio, è 1-1. Al settimo, altro episodio, azione da destra verso sinistra, di nuovo Laureato, stavolta in cross, si alza un campanile ed Emiliani è impreciso toccando la sfera con il braccio. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty e si prosegue. Villalba che passa al 12esimo, Piccolelli va via sulla destra con cross basso al centro su cui Pelillo non è perfetto. Arriva Laureato, tocco sotto e diagonale, 2-1 e doppietta per il numero 10 di casa. Villalba pericoloso anche poco dopo da corner, Tolomeo interviene. La Luis nel momento peggiore si rialza con cinismo, azione in contropiede, sfera per Rekic sul filo del fuorigioco, assist per Rubolino che davanti a Pagella non può sbagliare, 2-2 ed è il 28esimo ed è di nuovo parità. Nel finale il tutto per tutto dei padroni di casa è lanciato da Laureato, migliore in campo, il numero 10 va via sulla sinistra e prova il cross, Tolomeo blocca. Poi al 41esimo l'ex Civitavecchia La Rosa a mettere al centro per Regis, colpo di testa del numero 20 salvato sulla linea. Infine al 46esimo il gol decisivo, cross corner dalla sinistra, colpo di testa di Ferri bloccato da Tolomeo, secondo l'assistente del direttore di gara oltre la linea bianca con il signor di serio di Latina che va verso il centrocampo e assegna il gol, 3-2, vediamo il replay dell'episodio. 7 i minuti di recupero totali, poi il triplice fischio manda le due squadre al match di ritorno.